Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi brezel. Queste delizie tedesche venivano preparate verso il 1400 dai monaci tedeschi durante il periodo della Quaresima e li davano ai bambini bravi che si ricordavano tutte le preghiere della Bibbia. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di farina zero, 250 ml di acqua tiepida, 7 g di lievito secco o 25 g di lievito fresco, 30 g di burro sciolto, 12 g di sale fino, un cucchiaino di zucchero. Abbiamo già messo la farina in una ciotola più capiente, ci abbiamo fatto un bel buco nel mezzo e ora prendiamo il bicchiere dell'acqua, ci aggiungiamo il lievito secco, e lo zucchero, mescoliamo per bene, poi lo versiamo nel bucone, tutto mi raccomando e con cautela, molto bene. Fatto ciò, lo ricopriamo con un pochino di farina e lo lasciamo ad agire per un quarto d'ora. Ed ecco come si presenta il nostro lievitino dopo un quarto d'ora. A questo punto aggiungiamo al nostro impasto ottenuto il burro fuso, continuiamo a mescolare per bene. Mi raccomando, raschiamo bene tutti i bordi. Molto bene, fatto ciò, aggiungiamo il sale. E continuiamo a mescolare bene finché non otteniamo un bel impasto omogeneo. Ora trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro e lo lavoriamo per bene finché non diventerà bello liscio. Dopo 10 minuti di lavorazione trasferiamo il nostro impasto in una buca capiente di vetro già unta per bene di olio. Lo ungiamo anch'esso per bene. Poi, fatto ciò, lo ricopriamo con della pellicola alimentare trasparente, mi raccomando bene bene perché l'aria non deve entrare, e fatto ciò lo lasciamo riposare per un'oretta a forno spento solamente con la luce accesa. Ed ecco come si presenta il nostro impasto dopo un'ora circa di lievitazione. Ora lo trasferiamo sul nostro banco di lavoro. Lo lavoriamo proprio un pochino fino a formare una specie di salsiccia. Poi questa salsiccia la dividiamo a metà. Poi una delle metà che abbiamo ottenuto la tagliamo ancora a metà. Poi queste metà che abbiamo ottenuto le tagliamo ancora a metà e continuiamo così anche con l'altro pezzo. Con il nostro impasto vengono 8 pezzi. A questo punto non ci rimane altro che prendere ogni pezzettino, stenderlo finché non diventerà lungo 50 cm, lasciando la parte centrale leggermente più rigonfia del resto. Dopo prendiamo le due estremità, le incrociamo una volta, due volte, dopo le riportiamo sulla base, pigiamo leggermente ed ecco qua che abbiamo fatto il nostro pretzel. Ora continuiamo così con tutti gli altri pezzettini.
Disponiamo i pretzel a 4 alla volta sulle leccarde e ora non ci rimane altro che farli lievitare a temperatura ambiente per 20 minuti coperti da un canovaccio. Passati i 20 minuti, mettiamo i nostri pretzel per altri 20 minuti in frigo. Per bollire i nostri pretzel ci serviranno 1 litro d'acqua e 3 cucchiai di bicarbonato. Mentre i nostri pretzel stanno riposando in frigo, ci occupiamo dell'acqua che portiamo a ebollizione. E quando l'acqua sta bollendo, abbassiamo la fiamma e aggiungiamo il bicarbonato. Mi raccomando, piano, perché fa reazione chimica. Fatto ciò, alziamo leggermente la fiamma, poi prendiamo una spumiglia, ci appoggiamo sopra il pretzel che abbiamo appena tirato fuori dal frigo e lo mettiamo a bollire 15 secondi per parte. Ora lo giriamo e lo lasciamo per altri 15 secondi. Mentre i nostri bretzel stanno cuocendo, non ci rimane altro che accendere il nostro forno a 180 gradi ventilato. Dopo aver cotto i nostri bretzel in acqua e bicarbonato, non ci rimane altro che cospargerli di sale grosso e cuocere a forno a 180 gradi ventilato per 20-25 minuti, ossia fino alla doratura. Ma guardate come sono venuti bene i nostri bretzel! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste delizie di pretzel. Ne prendiamo uno. Mamma mia, che buoni! Sono buonissimi! Sembrano uguali, veramente uguali, identici a quelli che mangio all'Oktoberfest. Sono veramente delle delizie, le dovete assolutamente provare almeno una volta. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!